UFO abbattuto in Alaska. Compare la prima foto vera. A oltre un anno dall'abbattimento del misterioso UFO nei cieli tra Alaska e Canada, il caso torna alla ribalta. L'emittente CTV News ha pubblicato una prima immagine dell'oggetto scattata poco prima della sua distruzione da parte di un caccia americano. Tuttavia, invece di fornire risposte, la foto ha scatenato nuovi dubbi su cosa fosse realmente l'oggetto e cosa ne sia stato dei suoi resti. Il misterioso avvistamento risale a febbraio 2023, quando un UFO fu notato per la prima volta nei cieli dell'Alaska, per poi riapparire pochi giorni dopo in Canada. Questo episodio avvenne in pieno Balloon Gate, quando un pallone aerostatico cinese attraversò l'America, aumentando la tensione e la sensibilità verso qualsiasi oggetto non identificato in volo. L'UFO fu abbattuto l'11 febbraio 2023 con un missile AIM-9X da un caccia F-22 statunitense, durante una missione tra Alaska e Canada. Tuttavia, le informazioni sui rottami dell'oggetto sono ancora misteriosamente assenti. Nonostante le ricerche, i resti non sono mai stati recuperati, sollevando dubbi sull'effettiva distruzione dell'oggetto. Il primo ministro canadese Trudeau confermò la cooperazione con gli Stati Uniti per garantire la sicurezza dello spazio aereo, ma da allora il silenzio è calato su questa vicenda. La foto sfocata recentemente pubblicata ritrae un oggetto semicircolare, che gli esperti descrivono come un piccolo pallone metallico con un carico utile a rimorchio. Tuttavia, non è ancora chiaro se si trattasse di un dispositivo di spionaggio o di altro tipo di oggetto. Questo avvistamento, infatti, è solo uno dei tre abbattimenti di oggetti non identificati che si verificarono nello stesso periodo. Il mistero dell'UFO abbattuto continua a sollevare interrogativi. Cos'era davvero quell'oggetto? E soprattutto, dove sono finiti i suoi rottami? Lascia un commento con la tua opinione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.